Bella a tutti ragazzi, qui è lì ed oggi siamo su Minecraft Floating Island. Nello scorso episodio ci siamo lasciati che eravamo approdati su questa nuova isola. Abbiamo trovato il maiale e con tanta lotta intorno al bordo l'abbiamo spinto dentro al buco. Quando troveremo la carota lo porteremo a casa. Quando troveremo. Oggi volevo visitare quell'isola là, ma prima io mi guarderei cosa c'è qui, perché questa bella parete mi ispira. Niente, mi dice che qua dentro non c'è nulla, però guardiamoci comunque, non si sa mai. Io vorrei trovare un'altra di quelle isole che hanno la... Carbone! E invece, vedi? E invece. Vorrei trovare un'altra di quelle... Ah, neanche poco carbone. Una di quelle isole con la mossi cobblestone, come la prima isola che abbiamo visitato. Perché lì sotto ho visto nei forum che solitamente c'è un dungeon. E con dungeon intendo che c'è uno spawner. E quindi c'è da divertirsi. E di solito ci sono anche delle chest. Chest con nulla di speciale dentro, ma chest. Intanto sto giocando con F3 attivo. Così. Perché mi piace vedere a quanti chunk carico. Non è vero. Mi sono dimenticato di toglierlo mentre facevo i test. Comunque, a parte quel carbone, sembra che qua non ci sia un granché. Facciamoci una crafting table anche qui, perché tanto prima o poi ci tornerà utile la crafting table ovunque ci servirà. Prendiamo i semini dalla mano, il fiorellino lo ripianto, via. Vai, crafting, e craftiamoci un po' di slabs. Queste qua, trasformiamo tutte in slabs. Così, dovrebbero bastare, spero. E andiamo a visitare la nuova isolotta. No, non basteranno mai 48, perché voglio fare i nuovi ponti. Quelli... fighi. Ok, una stack dovrebbe bastare. Comunque il cobblestone generator funziona... fa il suo sporco lavoro. Non dico lo faccia benissimo, ma lo fa. Portatene shift. Luis, ricordati lo shift. Ok. E ora andiamo. Comunque mi sa che è la prima volta che riesco a mettere lo slab per bene. La primissima volta che riesco a metterlo giusto. Faccio. Mi è scivolato il dito. No, mi è scivolato il dito. No. Ma così non è giusto. C'era il carbone lì dentro. Ce n'è un po' anche qui, ma il carbone, mannaggia a me. Ora ci rifacciamo una spada e un piccone e ritorniamo là. Senza cobblestone, perché ovviamente io la cobblestone, ho il cobblestone generator, ma andiamo a fare un po' di cobblestone. Ma ovviamente non poteva mancare un mio fail, perché ci deve essere sempre un fail, no? Se no che serie è, no? Cioè, non c'è un fail di L. Allora mettiamo il dislike. Quindi dobbiamo fare almeno un fail al giorno, altrimenti qui non si va avanti. Comunque ho notato che c'è stato un fatto che proprio non mi è piaciuto. Google ha abbassato le visualizzazioni di un mio video, perché aveva voglia di abbassarle. Era arrivato a 301, le ha abbassate a 45. Perché è bello. Spero non succeda più, però intanto è già successo. E intanto qui i blocchi scompaiono nel nulla. Io li sto raccogliendo, se non te ne sei reso conto li sto raccogliendo. Cioè mi vengono addosso, ma contali. E ci rivediamo quando ho fatto un po' di cobblestone. Benissimo, nel frattempo che raccoglievo la cobblestone si è fatta notte. Ora è tornato il giorno e quindi andiamo ad esplorare la nuova isola. Sperando di non cadere nel vuoto di nuovo, perché mi scivola il dito dallo shift. Oh, che urto, che urto. Spero che non succeda la stessa cosa che è successo ieri e con altri video del fatto del lag e l'audio. Ciao ragno, sei buono, vero? Perché i miei iscritti mi hanno detto che sei buono oggigiorno. È buono, veramente. Oddio, non è vero, non è affatto buono sto maledetto, muori. Non era affatto buono, per niente. Mi avete ingannato. Ciao Dolly, muori. Dolly, muori. Dolly, muori. Perché non riesco a colpirla? Muori.
Non riesco a colpirti, allora ti butto giù. Facciamo le slab. Tante slab, tutte slab. Oh, e ora voglio vedere se mi fate cadere di nuovo. Sudici. Ed eccoci approdati sulla nuova isola che presenta delle insidie subito. Proprio mi voleva uccidere fin d'ora. Io arrivo e lei mi uccide. E ovviamente io non ho fatto né torce né niente. Qui è buissimo. E c'è un dungeon, ragazzi, c'è un dungeon. Proprio quello che volevo, un dungeon. Un bellissimo dungeon. E c'è anche un cartello qui. C'è scritto nulla di qua? Ah, eccolo. Oddio, vedi, voragine! Non mi dire che è uno spawner di creeper. Andiamocene subito via di qui. Subito via di qui. Subito via di qui. Ho detto subito via di qui. Corri! Slab, slab, slab. Giù, via. Aspetta, no, non tanto velocemente, eh. Chiudi per bene perché... El, ti conosciamo, su. Via, 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 via. E mi lagga perché? Andiamo subito a fare delle torce. Io là dentro non ci entro per ora, non voglio entrarci. Sei uno spawner di creeper, ma proprio no. Tenetevelo lo spawner di creeper. A proposito, qua allarghiamo. Ci fai apposta, Mouse. Ci fai apposta, ammettilo. Ok, ora con il carbone che c'è vado a raccogliere della legna e con il carbone che c'è lì ci faccio altro carbone perché è più bello. Ok, io allargo anche questo. Sì, decisamente. Perché scusate, ma sono stato leggermente interrotto e quindi ho perso il filo del discorso. Non mi ricordo più quello che stavo dicendo. Scusatemi. Sapete, succede quando si ha gente a casa mentre si registra. Meglio farlo quando si è soli, deserto. Ma allora, tu e i doppi blocchi avete qualche piccolo problema. Ok. Andiamo subito a prendere della legna. Senza l'accetta mi sa un po' difficile. Aspetta. Con questo posso fare con questo oppure non posso farlo. Vabbè, la città ce l'ho comunque. Ah, c'era già, bene. No, non brucia questo. Questo significa che dobbiamo prendere la nostra accetta e andarla a battere il nostro bell'alberone qua dietro. Che ovviamente io ho la porta per passare direttamente qua, ma no. Perché passare per le parti sicure? Facciamo il giro dell'idiota. Tra l'altro qua è strapieno di torce. Ed io dovrei salire per raccogliere dell'altra legno. Ogni volta che cambio versione mi ridà gli achievement. Zio, gli achievement, li ho già fatti questi. Se no non avevo la roba di pietra. A meno che non me ne sono dato quella creative. Ma non è così. Mamma mia, me la sono rischiata proprio tutta. Proprio. Ho rischiato tutto io. E ora come scendo da qui? Mamma mia, perché qui c'è una scaletta? Sembra fatta apposta sta scala. Ma non porta da nessuna parte. Ok. Se volete che scenda là sotto, ditemelo. E io non lo farò. C'è la porta, El, c'è la porta. Usala. Benedizione, usala. Quell'albero potrei andarlo ad abbattere, ma non mi va. Ora, metto a cuocere questi pezzettini qui. Con questi altri, gli stick, mi faccio un paio di torce. Ecco qua, quattro torce basta. No, aspetta, posso farne delle altre.
Ho qui il nostro bel charcoal. Faccio così. Tolgo questo e metto qui. Ovviamente due perché è l'abitudine, ma. Ok, abbiamo 12 torce. Andiamo. Pane, vabbè, lo faccio dopo il cibo. Ora andiamo a mettere le torce perché sono importanti. Mi sento molto più sicuro con il ponte a doppio. Molto più sicuro. Guardate qua, è un'autostrada. Che cosa ho visto? Che cosa ho appena visto? No, 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 no. Voi state scherzando. Voi state scherzando, vero? Ma sì, questo è uno scherzo. Ma sì, che è uno scherzo, ma. Mi volete trollare, ammettetelo. Ci siete quasi riusciti. Non del tutto, ma ci siete quasi riusciti. Dai, è un troll questo, no? Guardate qua quanto carbone intanto. Ma questo è un troll. Ma sì. Solo uno? Va bene. Con uno non ci faccio nulla, ma va bene. Questo significa che ci stiamo avvicinando ad avere del carbone. Sì, dei diamanti. Diamante bello. Tra l'altro, potrei farmi gli stick con questo. Facciamoci un paio di stick. Eh? No, ce li ho. Altre torce. Shift. Ok. Abbiamo 18 torce. Si sta facendo notte. Corri. Corri. Ok, torna a casa. Di corsa, torna a casa. Torna a catalessi. Falli tutti fessi. Torna a casa Alessi. Torna. Torna, torna. Torna a Calessi. Falli tutti fessi. Dobbiamo farci il piccone di ferro a quanto pare. E andare a prendere anche l'armatura. Direi che possiamo utilizzare l'armatura che avevamo trovato sulla prima isola. Quindi tornare nello spawn di scheletri e prenderci ciò che avevamo lasciato là. Sì, direi proprio che si può fare. Ebbene ragazzi, io direi che per questo. Ebbene ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi ricordo di lasciare un like, un commento e di condividere. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!